Eccomi. Andiamo con un'altra puntata che è un po' il remake di una puntata di una società già vista. Faremo una ripetizione in quanto stavolta è uscita una nuova promozione. Andiamo ancora avanti con tanti bei buoni Amazon. Tutto questo dopo la sigla. Eccoci tornati, era il 2021 quando abbiamo parlato della promo di Fin Domestic con un buono Amazon da 150 euro. Da quella data abbiamo aperto il conto, abbiamo avuto la carta, abbiamo fatto quello che dicevano, ovvero portare in conto stipendio o pensione, oppure come il sottoscritto e come Peter abbiamo fatto dei bonifici ricorrenti sopra le 500 euro tutti i mesi sul conto. Siamo arrivati nel 2022 e ad inizio febbraio siamo stati capaci di fare la richiesta per avere il buono Amazon da 150 euro per aver portato in conto sopra le 500 euro dal canale YouTube Votate a Risparmio, come alcuni di voi mi hanno chiesto nel canale, anche Jean Boni e anche Peter Carson, in data 21 febbraio. Ecco la prova. Dalla richiesta al ricevere la mail con il codice, la stringa per poter utilizzare il buono Amazon, ecco che sono passati pochi giorni e altrettanto pochi giorni dopo è partita una nuova entusiasmante promozione. La promo attuale prevede che utilizzando la carta di Fin Domestic per fare le tue spese, i tuoi acquisti, sia online sia ai negozi fisici, ai POS, come decanta il regolamento che ci siamo stampati, tutte le spese e tutti gli acquisti fatti con questa carta fino al prossimo 15 maggio 2022 andranno in cumulo a concorrere alla promozione. Non solo, questa carta la potrai legare anche all'Apple Pay, Google Pay, Samsung Pay e fare i pagamenti direttamente da smartphone anche senza avere la carta dietro. Varrà egualmente per il concorso. Per le persone che avranno speso al di sotto delle 50 euro avranno un buono Amazon, Zalando o tutti gli altri che potete vedere all'interno del sito di Fin Domestic pari a 5 euro. Ma salendo, per chi avrà fatto spese fra le 50 e le 100 euro sarà un buono di 10 euro. Per chi avrà speso fra le 100 e le 150 di 15 e così via, e a seconda degli importi spesi, spendendo in questi mesi sopra le 1500 euro, magari prenotando con questa carta una vacanza, facendo spese un po' più grandi o magari facendoci la spesa alimentare, se arriverai in questi mesi a superare le 1500 euro, avrai diritto dal 20 maggio di poter richiedere un buono nuovamente da 150 euro. Il buono è richiedibile entro il prossimo 15 luglio. Quindi tutte le persone che hanno già preso un buono Amazon da 150 euro nella scorsa edizione della promo, questa volta utilizzando la carta potranno di nuovo avere un altro buono fino a 150 euro. E se non ho ancora il conto Fin Domestic, la carta Fin Domestic, quindi la promo non è per me? Sì, al momento non è per te, ma potresti correre a fare la nuova promozione che ti dà sempre il conto gratis per qualsiasi cifra. Ti ricordo che anche sopra la giacenza media di 5.000 euro non hai buoni statali, in quanto sono a carico della banca. La promozione è un po' peggiorata. Stavolta non basta più il bonifico ricorrente delle 500 euro. Il bonus per l'apertura del conto Fin Domestic per nuovi clienti è pari a 120 euro di buono Amazon, ma stavolta vale soltanto portare nel conto stipendio o pensione. Eventualmente, se riesci a farlo, entrare nella logica di poter avere poi il buono Amazon da 120, se ti dai una smossa, puoi sempre, avendo la carta a casa dopo 7-10 giorni al massimo, iniziare a fare anche l'altra promo fino a un bonus massimo di altri 150 euro di buono Amazon ulteriore. Praticamente con questa carta dal regolamento avrai diritto a un 10% del rimborso in buoni di tutto quello che avrai speso. Questa promozione del 10% in cashback dalla carta ricorda un po' quella di BBVA, che è valevole per un mese. Vai a vedere il video di BBVA se non l'hai fatta e sfrutta un mese del 10% di recupero cashback sulle tue spese da BBVA, e magari usa prima o dopo anche questa. Ti ricordo che tanto il conto è gratis. Sia io che il mitico Peter intorno a Natale abbiamo sfruttato la promozione e abbiamo fatto tutti quanti i regali con la carta di BBVA, sfruttando un 10% di recupero sulle spese fatte. Non appena finita quella promo, siamo tornati ad utilizzare il vecchio metodo che avevamo prima, ovvero quello di avere il 2% in cashback dalle spese fatte con la carta RubyStill di Crypto.com. Tutto questo fino a quando è partita la promozione dell'1% sulla carta di Curve. Con la mitica carta Curve abbiamo avuto 30 giorni all'1%. Cosa abbiamo fatto? Io e Peter abbiamo immediatamente legato alla carta Curve la carta di Crypto.com,
E così, come puoi vedere dall'immagine, pagando con la carta curve, siamo riusciti su ogni spesa ad avere un 1% dalla carta curve e un 2% dalla carta di Crypto.com. Quindi un cashback composto. Stavamo andando avanti alla grande al 3% con l'unione delle due carte, ma adesso FinDomestic ci ha sbarazzato di nuovo il campo e ci darà un nuovo 10% di cashback in recupero. E quindi vai anche tu a fare questa nuova promo di FinDomestic 2, la vendemmia. A 350 euro di bono Amazon, oltre quelli e si sono belle presi. FinDomestic 2, la vendemmia. La vendemmia a me e mi interessa. Allora, e si fa. E alla prossima!